Esattamente come Taranto. L'ARPA aveva fatto tutto quanto. Hanno dimostrato che l'ARPA... Ma l'ARPA da diversi anni, che si usa per più... Sì, non fanno analisi, no. Quella l'ha fatta, l'ultima fatta da me, non le ha dette. Noi abbiamo l'analisi dell'acqua. Di sotto ci sono le pompe di cervello, no? E c'è un fatto di gente che è morta per tumore, proprio per questo motivo. Allora, non sappiamo, tutto va bene. Tu vai a chiedere, non ci sono dati, non te li danno. Adesso cosa hanno fatto? Hanno mischiato l'acqua. E discarica, non verranno mai trattati. Della CEA per cercare di fare la mischia. Noi quello che diciamo. Cioè, è questo problema, non possiamo più crederci a queste persone, perché ormai la politica ha bloccato tutto, comanda tutto, controlla. Allora, qui c'è un problema. Il problema è che Tidei e Papa Ciccio col procuratore. Grazie, grazie. Hanno fatto la linea dei sindaci, ormai a sinistra. Ecco dove parlo. Ecco, hanno bisogno di soldi. Civita, che parla tanto, che è stato prima l'assessore della provincia. Quando non mi ha preso un mando di cui sono morto, che nessuno sa nulla. Dice non averlo, non lo accusare, accusami. Andiamo a vedere. Vabbè, veniamo di quando è venuto a dire, ma lei chi è? Io sono il parroco della zona. Allora si è bloccato. Cioè, ma è questo il problema grosso. Ma possibile che Zingaretti dicesse io non ne sapevo niente, che quando è stato convocato Sottile aveva parlato solo di Falcognana, sì, sì, e non di Cupinoro, sì. Dopodiché è uscito fuori Brunetta, che abita su Ardeatina, non vuole la puzza, sì, sotto casa. L'abbiamo invitato qui, Brunetta, gli abbiamo detto vieni nella commissione ambiente, sappiamo, con Sottile, però... e Sottile non ha mai parlato di Cupinoro. No, e quindi da dove è uscito fuori Cupinoro? Come è uscito fuori? È uscito fuori che Sala gliel'ha messo sotto il naso. Ma il progetto era già di qualche anno fa, quello di 450.000. Il progetto è da quando hanno chiuso Pizzo del Prete. Sì. Ecco, che lì c'era un reato sotto, per quello l'hanno chiuso. Sì. Attenzione, perché sì. Io sono andato dal procuratore a dire dal commissario a dire le cose, era anche prefetto quel tempo. Ha fatto prima la società e poi ha preso il sito. La società chi era? In mezzo al PDL, che dovevano fare un nuovo partito, eccetera, per fare soldi. Questo. Qui adesso abbiamo la sinistra, quindi si portano da parte all'altra. Però questo discorso deve cominciare a dire, basta con questi rifiuti. C'è qui vicino Oriolo Romano, che funziona. Funziona e ci ha guadagnato quei soldi in 3 anni, ci ha fatto una scuola e un giardino pubblico e ha più operai e pagano meno tasse. Nel 2005 Sala chiese la chiusura entro il 2012 di Cupinoro e la bonifica di Cupinoro. Che cosa è successo? È aumentato, perché si sono fregati tutti i soldi. Iniziano a vedere il fondo che deve avere 8-9 milioni di fondo ammortizzato. Dov'è? Dov'è la Corte dei Conti? Ecco i controlli. Non ci possiamo credere i controlli, non ci possiamo credere più. Quindi Sala dove andrà a finire? A presenziare un giorno la discarica? Sicuro, almeno passa all'incasso. Sala sta facendo palazzi abusivi in Cervete, non riescono a bloccarlo. Perché c'ha l'appoggio a Civitavecchia. Tidei è il referente di questi sindaci. Sono stesso partito. Sì. Grazie, la linea!